Le resistenze batteriche rappresentano attualmente una minaccia pesante non solo qui in Italia, ma in tutta Europa, anche in America, io direi che è un problema mondiale. I problemi sono duplici, le resistenze che continuano ad aumentare, quindi gli antibiotici che fanno fatica a eradicare, a uccidere i batteri e non abbiamo nuovi antibiotici da almeno 15 anni per i medici, soprattutto di medicina generale e i medici del territorio e si prevede che per altri 5-7 anni non avremo nuove risorse. Quindi bisogna adoperarsi affinché tutte le persone che a vario titolo sono coinvolte in questa problematica delle resistenze batteriche facciano di tutto per ridurre il tasso di resistenza e addirittura per farlo regredire, il che è sicuramente possibile farlo. Per cui i batteri hanno tantissimi meccanismi per poter innescare la resistenza batterica. Il problema grosso è dare informazioni ai medici di queste resistenze e suggerire anche tutte le strategie per arginare queste resistenze. Quali sono le cause dell'insorgenza della resistenza? Un uso eccessivo da parte dei medici di antibiotici, ben utilizzati anche quando c'è un'infezione virale, come ben noto. Contro i virus e gli antibiotici nulla riescono a fare se non una copertura antibiotica per quei pazienti immunodepressi o comunque defedati dove c'è il rischio che ci sia una sovrapposizione batterica. Quindi la prima cosa da fare è dare informazioni al medico su un corretto, appropriato utilizzo degli antibiotici. L'altro problema che emerge è un uso non corretto da parte dei pazienti. Molti pazienti usano l'antibiotico come se fosse un farmaco sintomatico. Sto male, lo prendo, ritengo di essere guarito, sono migliorato, lo metto da parte. Questo è il modo migliore per stimolare i batteri a diventare resistenti. Quindi il paziente dovrebbe non solo rispettare la posologia indicata dal medico, ma anche la durata del trattamento e l'intervallo puntuale tra le dosi. Quindi la terapia antibiotica, se si inizia, bisogna proseguirla in maniera molto molto puntuale per non creare problemi a se stesso e per non diffondere poi questi microrganismi sempre più resistenti. Per cui dico, anche il problema del paziente va informato e noi ci stiamo adoperando per farlo perché abbiamo creato in Regione Campania uno studio pilota che coinvolge praticamente 700 medici di medicina generale che appartengono a 16 cooperative. Sono medici massimalisti, quindi abbiamo una popolazione di persone sui 700.000 persone. Di questi medici ne abbiamo 50 definiti medici sentinella, che saranno loro a inviare dei materiali a 35 laboratori distribuiti su tutte e 5 le province campane per valutare le resistenze batteriche presenti sul territorio, batteri che creano infezioni respiratorie, infezioni urinarie. Comunicare al medico quali sono gli antibiotici che sono in sofferenza perché i batteri hanno aumentato le loro resistenze, potrà poi portare il medico a prescrivere meno questi antibiotici e nel giro di un anno e mezzo, 2 anni, queste resistenze regrediscono e quindi potremmo ridare di nuovo salute, ossigeno ad antibiotici anche datati e già questo è stato visto, ad esempio faccio sempre riferimento a uno studio fatto qui da noi a Milano, all'università, con i colleghi di Monza, dove circa 20 anni fa, nel 1996, lo Streptococcus pyogenes di gruppo A, che è l'agente eziologico della faringite batterica, aveva raggiunto una percentuale di resistenza nei confronti dei macrolidi dell'80%, quindi era un grido d'allarme pesantissimo. Eravamo lì lì proprio per raggiungere il 100% di resistenza, abbiamo
parlato con i pediatri, abbiamo suggerito di ridurre la prescrizione per qualche periodo di questi antibiotici e dopo 2 anni la resistenza è scesa al 20%. Per cui dico, è assolutamente possibile, in letteratura viene riferito, però è importante conoscere la resistenza, dove è localizzata e a che livello si è raggiunto. Le resistenze non sono distribuite sul territorio in maniera uniforme, ma a macchia di leopardo, quindi è probabile che in una città, per esempio siamo in Campania, ad Avellino, c'è una resistenza elevata nei confronti di una classe di antibiotici e a Benevento invece questa resistenza non c'è. Quindi il medico che lavora ad Avellino deve comportarsi in un modo diverso rispetto a quello di Benevento. E poter restituire efficacia agli antibiotici è utile per tutta la comunità. Dell'altro ieri è stato, ne hanno parlato televisioni, giornali, addirittura alcuni anche in prima pagina, del grido di allarme dell'Inghilterra per le resistenze batteriche. Hanno stimato che in un anno potrebbero esserci 80.000 morti per resistenze batteriche agli antibiotici, quindi è un problema, io non voglio così farlo simile a quello di Ebola, però è un problema grosso. Se gli antibiotici non dovessero più funzionare, quindi torneremmo ad un'era pre-antibiotica, si tornerebbe a morire di polmonite, di meningite, di tifo, di tubercolosi e di tutte quelle malattie infettive batteriche che oggi, grazie agli antibiotici, sono sotto controllo. Quindi avremo un aumento della mortalità infantile, delle persone anziane che hanno bisogno di avere antibiotici efficaci. E antibiotici che funzionano vuol dire anche ridurre l'ospedalizzazione.